18 e 48, siamo quasi in chiusura qua su Radio Roma Futura, la tua radio di intrattenimento. Ho perso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose, cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole, darsi chi abbia perso solo le mie bugie, si sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credi, credici un po' di più davvero. Ho perso le parole, vorrei che ti bastasse solo quello che ho, io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu, non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono. Che meraviglia questa di il nostro Luciano Ligabue, è un patrimonio della nostra musica, musica italiana. Luciano Ligabue qui su Radio Roma Futura, 18 e 53, siamo in onda, chi vi parla Federico il Pampasozio,
il Batman Moroni Davide. Ecco, l'ha fatto tipo un miscuglio di Batman Moroni Davide. Ah, perché stava studiando gli appuntamenti di questa sera, perché comunque per chi non volesse uscire, perché comunque magari vuole stare un po' a casa sul divano, che comunque e vuole un po' di calcio magari. Esatto, un po' di sano calcio. Stasera ci sono le coppe nazionali, perché c'è la Coppa Italia, c'è la Coupe de la Ligue in Francia, ma c'è anche la Coppa del Re in Spagna, esatto. Quindi quattro belle partite: Coppa Italia, Milan, Sassuolo, e questo insomma anche da vedere. Esatto. Coppa di Liga, una è già cominciata tra Bastia e Rennes. Bastia lo ricordiamo perché ha fatto quella bellissima rimonta sul Paris Saint Germain. E alle 9 abbiamo Saint-Étienne contro appunto il Paris Saint Germain. Bellissima questa. Coppa del Re invece abbiamo alle 8 Espanyol contro Valencia e alle 22 Levante Malaga. Invece anche parlando la Coppa del Portogallo. C'è anche la Coppa del Portogallo, questa. Ai 9:15 abbiamo il Porto contro il Madeira. Ah, questa è una bella partita. Invece per quello che riguarda domani la Coppa Italia, altri appuntamenti, perché si inizia alle 18 e si finisce alle 21. Esatto, dammi un secondo che sì, sì. No, guardi, questi sono due belle partite, dai, le posso anche. Sono Parma Cagliari alle 6 e alle 21 Torino Lazio. Gran bella partita questa è gran bella partita, mentre giovedì chiudiamo alle 21 con Juventus Verona di Coppa Italia, quindi ci si può divertire queste sere a guardare un po' di Coppa Italia. Speriamo che non verrà come al solito un po' così messa accantonata da parte, però questo è il calcio e purtroppo tanti fanno queste scelte di sottovalutare la Coppa Italia. Lo sottovaluto perché all'inizio del campionato sembra che in 4-5 squadre debbano vincere il campionato, tutti che si fanno i conti in tasca e quindi si fa sottovalutare la Coppa. E poi però questi risultati non vengono, perché la Serie A la vince solamente una squadra e la Coppa torna in auge tutto all'improvviso. Esatto, no? Infatti è questo secondo me anche un errore, perché comunque non bisogna screditare questa Coppa, perché è una Coppa importante e... Certo, ecco, discorso differente sarà per Parma e Cagliari, perché sono a rischio di retrocessione, quindi chissà se faranno un turnover, se la snobberanno un po'. Esatto, oggi comunque abbiamo messo pochi. Tanto aspettate, sto vedendo dall'acquario che è arrivato intanto la sala prove, ci fanno un po' di compagnia. Ecco, basta che non ci sparano, perché. No, non ci stanno sparando, sono semplicemente così dei richiami che ci stanno appunto annunciando che sta per finire la puntata. Sono le 18:56, Moro, quindi un bel applauso dai. Di fine comunque puntata. Un applauso a Francesca Vessella che ha curato tutta la parte tecnica. Tecnica e fotografica, quindi applauso. Fotografica ieri, anche oggi, foto, tecnica. Esatto. L'intervista che lei non abbiamo potuto sentire, sentiremo la settimana prossima. Un applauso a Famoto Wav. Un applauso al grande Moro Moroni qua, che ha fatto una grande puntata, nonostante martedì 13 e tutte scaranzie. L'applauso al presidente l'abbiamo già fatto. Anche doppio presidente. L'applauso a Federico. Un applauso, ecco. Un applauso anche a me. E poi vogliamo mandare un applauso a tutti i nostri ascoltatori che hanno riportato questa trasmissione, con questa trasmissione in auge, questa radio. Quindi un applauso dopo tutte le vacanze, i pandori, i panettoni, i torroni. Siete grandi, ragazzi, siete grandi. E continuate a seguirci tutti i martedì pomeriggio dalle ore 16:30 sulla pagina ufficiale Un Martedì da Leoni, oltre poi a quella del Borussia Roma ufficiale, che potete seguire già a partire da questa sera tutte le news con il resoconto della partita, le pagelle dette qui in studio e poi comunque il servizio fotografico fatto da Francesca Vessella e i rigori in slow motion meravigliosi che riproporremo anche questa sera e poi insomma chi più ne ha più ne metta, che con foto e altre novità. Intanto ecco che arriva la campanella, anzi non era proprio questa la campanella, ma eccola la campanella che sta finendo la puntata, ragazzi. Siamo ai saluti finali, ricordiamo Moro l'appuntamento del Borussia Roma. Il Borussia Roma in campo sarà lunedì prossimo alle 9 di sera contro il Manchester.
radiofonico invece, come sempre, come hai detto te, il martedì dalle 4:30 alle 6:30 circa. Quindi appuntamento, mi raccomando, venite numerosi, soprattutto seguite numerosi, perché tutti insieme si vince, come è stato scritto ieri sulla pagina del Borussia Roma. Mi raccomando, e tanto ormai state in periodo di dieta, perché dopo queste grandi magnate basta. Quindi fate scorpacciata di calcio venerdì sera invece a Club de Football. Club de Football venerdì sera, mi raccomando ragazzi, che voi che siete all'ascolto, venerdì sera è la puntatona del Friday Night condotto da Massimo Morgante, da me e da Davide Moroni, insieme alle scommesse di Di Cosmo. Si tornerà una grande puntatona del venerdì sera, e poi noi comunque ci risentiremo qui a un martedì da Leoni martedì prossimo. Quindi ricordiamo, non sarà finalmente martedì 13, grazie a tutti proprio, ma sarà martedì 20. Quindi martedì 20, quindi tra uno studio e un altro, perché comunque è periodo anche di esami. Chi sta studiando, diamo un grande in bocca al lupo a chi sta studiando, a chi ci ascolta anche magari tra un esame e l'altro, tra la scuola, che comunque ci seguite in tanti, anche tanti ragazzi che seguono, e poi Moro, ecco, noi ci risentiamo appunto venerdì sera invece a Club de Football, e martedì prossimo a un martedì da Leoni. Vuoi salutare, mandiamo qualche altro saluto? Oh, dico, ascoltateci il venerdì, perché tempo di mercato, il Pampa è sempre scatenato. Esatto ragazzi, tempo di calciomercato, chi lo sa che magari, ecco, non c'è, esce qualche non c'è, vedi, quando è un colpo di calciomercato lanciamo il nostro gallo, come il gallo Belotti. Sarà fantastica quella battuta. Esatto, dai, è veramente adesso ci sparano, è veramente tutta, noi ci sentiamo appunto qui su Radio Roma Futura. Questa è la sigla di oggi, prendetela così com'è, la nostra Paradise che ci ha accompagnato nella prima puntata del 2015. Radio Roma Futura, fate bravi stasera, fate bravi tutta la settimana, e mi raccomando, sempre forza Borussia, sempre forza Borussia. Alla prossima, ciao ragazzi.